complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate la piazza affari che fa peggio. Tra i best performance di Milano si distinguono Prismian, Azimut e Jux. Le peggiori performance invece si registrano su Ferragamo, in calo del 2,91%. Invariato lo spread con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,91%. Tra i dati macroeconomici più importanti, il settore manufatturiero dell'Eurozona si conferma solido a giugno, battendo le stime degli analisti, mentre l'industria italiana si conferma in calo ad aprile. Nel pomeriggio sono attesi l'indice manufatturiero e la vendita di case nuove dagli USA. Attesa una partenza contrastata per Wall Street, in particolare il future sull'S&P 500 si muove invariato, in sintonia con il derivato su titoli tecnologici USA che scambia a 5.779 punti.